Amici di Ario Sport, ben ritrovati e benvenuto a Claudio Chiaratti, responsabile dell'attività di base del Cabiate, oggi ospite di Ario Sport, perché con te parleremo di un aspetto un po' particolare dei primi calci nel senso dell'attività di base, cioè del trofeo esordienti Fair Play Elite. Di cosa si tratta? Si tratta di una competizione gestita dalla Comitato Federazione, Regionale dal Lombardia. Comitato Regionale Lombardia, in cui ci sono queste squadre dilettantistiche che rispondono a determinati criteri che si possono poi trovare all'inizio stagione, se Su vari qualcuno sui vari comunicati. comunicati, qual è la prassi per poter ottenere questa qualifica. E le squadre professionistiche di Serie C e Serie A, da Atalanta, Milan, Monza, Esatto, diciamo Albinoleffe. una sorta di campionato, perché campionato non si Sì, può non si dire può dire, perché però siamo di ancora fatto, fuori. anche perché è strutturato ancora come raggruppamenti e via discorrendo, quindi non ci sono, diciamo, Sì, non c'è la un classica calendario, partita, partita, esatto, esatto, ci c'è un sono, calendario, ecco, anche la stessa classifica comporta, come si dice, una delle sommatoria di di punti di punti diversi che aspetti. uno può darsi poi a leggere Esatto. tranquillamente. Ed è riservata alla categoria esordienti 2006 per le società dilettantistiche, Tistiche. mentre invece per le società professionistiche che andate ad Ad affrontare, con le quali andate affrontare, a giocare, sono un esatto, anno in in più. meno, loro Ok? sono tutti 2007. 2006. In provincia di Como, meglio, legate alla delegazione FIGC di Como, abbiamo quattro società con scuola calcio elite, che sono il Cabiate, che tu rappresenti, Ok, il Castello il castello di cittadino Cantù, il Antu, Montesolaro e Montesolaro poi c'è la e poi c'è la Gerenzanese, che è esatto, acquisita, è acquisita, è diciamo, fuori dalla provincia, provincia, ma è legata però alla nostra delegazione. Che tipo di esperienza è per voi dirigenti, ma anche per i ragazzi che iniziano a, diciamo, conoscere il mondo dell'agonismo, seppur piccoli? sì, no, è un'esperienza sicuramente. Io la vedo più importante per i bambini, i ragazzi, diciamo ormai sono cresciutelli, sono under 13, quindi anche loro cominciano e vedono che ci sono delle caratteristiche, degli atteggiamenti, se vogliamo, molto più disciplinati come ci si presenta in campo, cioè tutte quelle cose che tutti gli allenatori predicano per dire, ma che poi di fatto molte volte non succede. Lì invece è proprio un modus operandi specifico. Faccio un esempio banalissimo. Il campo era in condizioni non Ottimali, pregevoli diciamo. e i giocatori dell'Albinoleffe, per non sporcare lo spogliatoio, hanno lasciato fuori tutte le ciabattine per le docce e via discorrendo. Per non entrare negli spogliatoi con le scarpe da calcio tutte infangate e via discorrendo. Quindi quando parlavo prima Fuori fuori onda. onda sui dettagli, anche queste, tanto è vero che i genitori sono rimasti impressionati e quindi è una scuola per apprendere un mondo diverso che ha determinate regole che molte volte noi stessi dilettanti ci dimentichiamo, ecco. Questa manifestazione, questo appunto Fair Play Elite, trofeo chiamiamolo così, ha la precedenza invece sui raggruppamenti, sul campionato, ecco, diciamo, provinciale. Sì, perché è gestita direttamente dal regionale e voi sapete meglio di me che il campionato più importante Alla priori, scavalca la certo. priorità su. Quindi adesso quando inizierà la fase primaverile, il prossimo inizio di febbraio, quando la vostra squadra esordienti 2006 sarà impegnata col trofeo Elite, Certo, recupererete poi a seguire esatto, la gara in programma da esatto. calendario tradizionale, ecco, Tradizionale, del certo, campionato. questo per necessità. Per necessità. Passiamo a parlare un po' di Cabiate ora, perché tu, vabbè, dopo parliamo anche della tua lunga carriera, ma No, adesso sei al la carriera Cabiate non e interessa a come sta andando nessuno. la stagione a livello giovanile del Cabiate? Allora, è un anno un po' particolare perché c'è stato un cambio dirigenziale e di staff tecnico, perché molti dei nostri allenatori dell'anno scorso sono passati ad altre società e questo, devo dirlo, purtroppo ci ha causato Qualche problema. qualche problema a livello di qualità e numeri sicuramente.
però stiamo cercando di ricostruire piano piano, perché chi ci ha dato fiducia è, come si dice, contento del nostro operato. Qualche malumore c'è purtroppo, perché ci sono delle situazioni contingenti che si sono verificate durante l'anno e che purtroppo stiamo gestendo, cercando di far sì che la cosa sia più indolore possibile. Però tutto sommato, nonostante questo, avendo tenuto il titolo di scuola calcio di te, perché quello, avete tutte le categorie. Quello, abbiamo tutte le categorie, abbiamo circa 150 ragazzi tra attività di base e settore giovanile, fuori ovviamente la juniores e la prima squadra. Quindi l'attività giovanile, sicuramente abbiamo tutte le quattro categorie: allievi under 17, under 16 e i giovanissimi under 14, under 15, e ovviamente abbiamo poi due squadre esordienti ultimo anno, una squadra esordienti secondo anno, primo anno. E abbiamo poi altre i pulcini, anche lì il 2008 doppi, due squadre del 2008, una 2009 e poi tutti i primi calci, piccoli amici. Quindi da quel lato lì sicuramente siamo riusciti a mantenere qualche problema, però tutto sommato così. Ovviamente ci sono delle situazioni contingenti, perché alcuni abbiamo dovuto recuperare dei nuovi allenatori via discorrendo, e quindi c'era tutto un po' di attesa anche da parte dei genitori su chi arrivava, chi non arrivava. Senti, a proposito di genitori, no? Adesso per chiudere questa breve intervista, perché tu hai avuto innanzitutto un passato nel mondo del calcio giovanile importante, perché hai lavorato anche per società professionistiche. Tu sei partito dai dilettanti. Qual è stata la tua prima società? È stato il Cesate. Real Cesate, allenavo gli esordienti. Poi sei stato a Meda, quando il Meda era interregionale con la prima squadra. Poi hai lavorato con i professionisti fino a quando non ha chiuso i battenti. Dopodiché sono tornato nel mondo dei dilettanti per un paio d'anni e poi sono andato a Monza con un incarico sempre nell'attività di base, più organizzativo, se vogliamo. Sì, perché diciamo da tecnico sei passato al ruolo dirigenziale. Dietro la scrittura. Quanti anni di carriera ad oggi, più o meno, se te li ricordi? Almeno 35. Ecco, 35. Insomma, di piccoli, di campioni in erba ne hai visti tanti. E chi ce l'ha fatta? C'è qualcuno che è arrivato, è diventato professionista? E per far capire anche i genitori che seguono, quei genitori che magari credono di avere il campione in casa, quanto è dura la saltita? A livello di giocatori che siano arrivati in Serie A o B, direi, anche se ho giocato, se sono stato in società professionistiche, nessuno. In 35 anni, però in una zona come la Brianza Lombarda, esatto, che ecco, comunque è un bacino d'utenza, non questo è differente. Questo fa capire appunto che è comunque difficile arrivare, ci vuole qualità e ci vuole anche fortuna, perché io ad esempio sono stato fortunato a entrare nel mondo dei professionisti, perché un giocatore che allenava a Meda si è fatto male e mi avevano chiamato a sostituirlo. Sì, nel posto giusto, al momento giusto. Ti trovi al momento giusto, perché c'è gente che magari è molto più brava di me e che non ha avuto le esperienze che ho avuto io, quindi io mi reputo sotto questo aspetto molto fortunato. E detto niente, questo, per dire, magari questo, non abbiamo lo Zambrotta o no, il Cutrone, ce l'abbiamo dei ragazzi che hanno fatto, che comunque è arrivato a giocare nella, come minimo in Serie D, e qualcuno ha fatto il professionista. E le giovanili, e mi dicevi sempre prima, di squadre importanti tipo Inter e Milan, le Primavere. Sì, certo. Abbiamo avuto giocatori che da Meda sono passati poi a Inter e Milan, e non nomi che posso ricordarmi, Maronese, Galimberti hanno giocato nella Primavera dell'Inter. Ho avuto la fortuna di avere tra i giocatori, io non l'allenavo ma ero dirigente della sua squadra, il figlio di Pierluigi Casiraghi, che è arrivato a giocare anche lui a un buon livello, non come il papà, però... Questo per dire che davvero uno su quanti ce la fa? E uno con tanti zeni dietro, perché se dovessi fare...
questa, una statistica sono veramente pochi. Sono veramente pochi rispetto poi ai tanti numeri che abbiamo, che iniziano. Sono veramente tanti. Ringrazio tantissimo Claudio Chiaratti, responsabile dell'attività di base del Cabiate, e davvero faccio un in bocca al lupo a te e alla tua società per questa seconda parte di stagione. Va bene, grazie. Già iniziata. Ciao.